Buonasera e ben ritrovati a Piana News, il notiziario della Piana. Vediamo subito i titoli di oggi. Proteste dei precari licenziati dell'ospedale pugliese di Catanzaro. Sequestrati 20 milioni di beni al boss Mancuso. Auto va a fuoco a Badolato, si indaga sulle cause. Denunciato truffatore seriale online. Rapine e furti, 19 arresti a Cosenza. Sequestrato canile comunale nel Cosentino. Polizia restituisce denaro ad un pensionato. 5 frondi con il popolo curdo e con Ocalan. Si è svolta a Gifone la 26esima sagra del fungo. Manifestazione a Catanzaro dei precari della sanità già licenziati o in attesa di ricevere la lettera dall'azienda ospedaliera pugliese Ciaccio del capoluogo. Lettera che è prevista, arrivi a tutti entro il 31 dicembre, data stabilita dal decreto del commissario per il piano di rientro del deficit sanitario Saverio Cotticelli. Ed è a lui che si rivolgono con lenzuola e cori i precari. Grazie a Cotticelli 200 precari vanno a casa. Quello che non è chiaro è come è possibile che un giorno siamo troppi, c'è un esubero e per questo ci mandano via. Poi, da una settimana all'altra, c'è una carenza e stanno accorpando i reparti. Chi ne farà le spese? I pazienti. Chi andrà al pronto soccorso e non troverà un posto. La cosa grave è che i politrauma arrivano tutti al pugliese. E con questi tagli cosa bisogna fare? Sono stati tutti sordi e ciechi e non ne capiamo il motivo. L'alternativa è morire? Il corteo dei precari si concluderà davanti la prefettura. Adesso siamo qui, è da oltre un mese che si lotta, per chiedere le dimissioni del nostro commissario, cioè del fallimentare commissario della sanità in Calabria, che un buon commissario non manda a casa i precari, non chiude, non riduce i posti letto, non ne fa interruzione, non crea interruzione di pubblico servizio. Adesso siamo in queste condizioni, quindi l'unica chance è che questo signore si dimetta. L'ospedale, che comunque è diventato più piccolo, non è più un ospedale, cioè qua arrivavano tutti i pazienti da tutta la regione e adesso ci si vede ad essere trasferiti altrove. Noi stiamo protestando per poter rientrare a lavorare, per essere stabilizzati, perché dopo 4 anni io trovo ingiusto che la politica giochi con le nostre vite, che giochi con il nostro lavoro e giochi soprattutto con i cittadini, perché quelli che pagano in primis, e quindi vi vogliamo il nostro lavoro. Beni per 20 milioni di euro sono stati sequestrati dai finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Vibo Valentia al boss Giovanni Mancuso, di 78 anni, detto Billy. Vediamo i dettagli nel servizio di CN24 TV. Un patrimonio del valore di circa 20 milioni di euro, composto da decine di terreni, una quindicina di fabbricati e capannoni, oltre che da 2 aziende agricole e mezzi vari. Un tesoretto che è ritenuto riconducibile a uno dei presunti capistorici della cosca di 'Ndrangheta di Limbati, Giovanni Mancuso, 78 anni, detto Billy. Stamani la Guardia di Finanza ha eseguito a suo carico un provvedimento di sequestro che ha colpito in particolare 92 terreni, 16 fabbricati, di cui 2 capannoni industriali, 9 autoveicoli e un trattore agricolo, 2 aziende agricole e altrettante ditte individuali. Mancuso è ritenuto un soggetto di pericolosità sociale qualificata dopo che il Tribunale di Vibo nel dicembre del 2014 aveva applicato a suo carico la sorveglianza speciale per 5 anni. Il suo percorso affonda le radici in un lontano passato, come emergerebbe dalle condanne subite dallo stesso sin dai primi anni 60 per vari reati che lo hanno costretto a prolungati periodi di detenzione. La misura di oggi ha preso in considerazione i fatti che hanno riguardato Mancuso dal 2004 e in particolare quelli che sono confluiti nell'operazione della DDA contro il clan Mancuso, e meglio nota come Black Money. Gli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza e delegati alla DDA
SPA avrebbero permesso di costruire un vasto patrimonio di proprietà del 78enne, individuando numerosi beni formalmente intestati a lui, alla moglie, ai figli, ai loro congiunti e a un soggetto estraneo alla famiglia. Per gli inquirenti però si sarebbe evidenziata una palese sproporzione ingiustificata tra il loro valore e i redditi dichiarati dagli acquirenti, una sproporzione che gli investigatori hanno ritenuto come espressiva dell'utilizzo di proventi illeciti derivanti dall'attività criminale. L'individuazione è stata possibile al termine di una complessa attività di analisi delle informazioni reperite nelle banche dati del corpo e messe poi a confronto con le risultanze delle indagini condotte sul territorio, che avrebbero dimostrato la riconducibilità degli stessi al 78enne. L'ipotesi dei militari è che molti di questi beni sarebbero stati acquisiti con modalità tipiche dell'agire illecito della famiglia, ovvero come usucapione o talvolta come corrispettivo di attività di carattere usuraio, approfittando dello stato di bisogno dei legittimi proprietari e sfruttando la forza del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento al clan. Per gli investigatori, infatti, l'acquisto dei terreni per uso capione sarebbe un'altra modalità molto frequente in cui si manifesterebbe il potere intimidatorio della cosca bibbonese, che sfruttando l'egemonia sul territorio avrebbe occupato abusivamente i fondi, esercitandovi gratuitamente l'attività agricola, assicurandosi contributi pubblici dell'Arcea e acquistandoli poi nel tempo, sfruttando l'inerzia dei legittimi proprietari, che si sarebbero guardati bene dall'intentare cause per il timore di subire minacce e ritorsioni. L'incendio di un'autovettura ha tenuto impegnata ieri sera, verso le 9:30, una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Soverato, intervenuta in via nazionale sulla statale 106 nel comune di Badolato. La vettura interessata dalle fiamme, una Volkswagen Golf, era parcheggiata nelle vicinanze di alcune abitazioni e per questo diverse sono state le chiamate dei residenti giunte nella sala operativa del 115. L'arrivo tempestivo dei pompieri ha consentito di estinguere l'incendio e di mettere in sicurezza la zona. Fortunatamente non si registrano danni a persone o cose. Si presentava ai compratori di un sito web inviando foto in cui indossava divise delle forze dell'ordine, ma in realtà era un truffatore seriale. L'uomo, un 26enne di Crotone, è stato individuato e denunciato dalla polizia di frontiera di Lamezia Terme. L'indagine è partita dopo la denuncia di un uomo che, su un sito specializzato, ha acquistato un prodotto accettando di pagare con vaglia postale. L'acquirente, rassicurato dal fatto che il venditore si era presentato come un appartenente della Guardia Costiera, con tanto di sue foto in divisa inviategli su WhatsApp, ha poi constatato di essere stato raggirato quando il venditore è sparito e la merce non è arrivata. Gli investigatori della squadra di polizia giudiziaria dell'aeroporto Lametino sono risaliti all'autore ed hanno accertato che si è reso responsabile di più di 20 truffe solo nei primi 7 mesi del 2019 e che spesso si spacciava per appartenente alle forze dell'ordine. Un'operazione denominata Vulture è stata condotta dai carabinieri del Comando Provinciale di Cosenza, coadiuvati dai militari di Catanzaro, Napoli e Venezia, per l'esecuzione di 19 provvedimenti di custodia cautelare a carico dei presunti componenti di 2 gruppi criminali responsabili di una serie di rapine in abitazioni e furti in negozi. Vediamo i dettagli nel servizio di CN24. 2 gruppi criminali agguerriti che avrebbero messo a segno delle rapine in abitazioni ma anche in attività commerciali nelle province di Cosenza, Catanzaro, Vibo Valentia e Taranto in Puglia. Questa la tesi investigativa alla base della quale il GIP della Procura della Repubblica Abruzia ha messo la firma su un'ordinanza che prevede l'arresto di una ventina di persone, esattamente 19. All'alba il blitz. I carabinieri del comando provinciale cosentino, insieme ai colleghi di Catanzaro, Napoli e Venezia, nell'ambito dell'operazione denominata Vulture, stanno eseguendo le misure di custodia cautelare e anche numerose perquisizioni domiciliari a carico di altri soggetti ritenuti coinvolti nella stessa indagine. Gli inquirenti contestano i reati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti e ricettazione e, a vario titolo, quelli di rapina in abitazione, resistenza a pubblico ufficiale, evasione, inosservanza degli obblighi della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, favoreggiamento personale e possesso di chiavi alterate o grimaldelli. I carabinieri forestali di Rossano hanno eseguito un provvedimento di sequestro preventivo del canile comunale di Corigliano Rossano in località Foresta, nell'area urbana di Rossano.
Il provvedimento è stato emesso dal GIP di Castrovillari su richiesta della Procura della Repubblica. Il decreto rientra nell'ambito di un'inchiesta coordinata dal procuratore Eugenio Facciolla e dal PM Giovanni Tedeschi, che avrebbe evidenziato la mancanza, da parte dei responsabili della struttura, di una corretta organizzazione finalizzata alla cura degli animali. Le persone indagate nell'inchiesta sono 9. Tra gli indagati, a vario titolo, ci sono amministratori pubblici e dipendenti dell'ex comune di Rossano, dipendenti dell'azienda sanitaria provinciale di Cosenza, volontari e liberi professionisti. La Polizia di Stato ha restituito ad un pensionato che li aveva smarriti denaro contante ed un libretto postale. A trovarli era stata poco prima una studentessa straniera. Il tutto è accaduto a Catanzaro, nel quartiere Lido. Il pensionato, dopo aver incassato la sua pensione e quella di invalidità del figlio, rientrando a casa a bordo della sua bicicletta, aveva smarrito l'astuccio contenente il libretto di risparmio in cui aveva riposto il contante appena prelevato, circa 600 euro. Libretto e denaro smarriti sono stati trovati però da una studentessa universitaria straniera, che si è subito presentata al commissariato di Lido della Polizia di Stato, segnalando quanto era accaduto. Il pensionato, nel frattempo, era stato coinvolto in un incidente, riportando lesioni per le quali si era reso necessario il suo ricovero in ospedale. Dopo le sue dimissioni dall'ospedale, l'uomo è stato convocato in commissariato, dove gli è stato restituito quanto aveva smarrito. Questa mattina, nella riunione dei capigruppo, su proposta del gruppo Rinascita per Cinque Fronti, è stato convocato per martedì 22 ottobre alle ore 18:30 il Consiglio Comunale aperto per approvare un ordine del giorno che chieda la fine di ogni attacco contro il popolo curdo e che dia la cittadinanza onoraria a Ocalan, leader e simbolo della lotta curda. Il comune di Cinque Fronti, già in passato, aveva deliberato un patto di amicizia con Koban ed è stato promotore di varie iniziative anche con la presenza di artisti come Zero Calcare. Il sindaco Conia ha ufficialmente partecipato, inoltre, a varie manifestazioni nazionali per i diritti del popolo curdo e l'assessore Manfrida ha partecipato alla carovana solidale e resistente che nel 2016 portò aiuti nei campi profughi siriani vicino Salonicco. E concludiamo. Si è tenuta a Giffone la 26esima Sagra del Fungo, organizzata dall'Associazione Culturale e Micologica Giffonese, magistralmente diretta dal professor Antonio Albanese. 3 giorni intensi, con visita guidata in montagna con i micologi dell'azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria e l'azienda regionale per lo sviluppo e i servizi in agricoltura, con l'apertura della mostra micologica. Con l'ausilio di personale specializzato, i numerosi visitatori hanno potuto conoscere le differenze essenziali e di sicurezza per una buona raccolta e le norme civiche per non intaccare la natura. Nella giornata finale si è tenuta la degustazione del fungo porcino in ricette tipiche del luogo, molto apprezzato da un folto pubblico interessato arrivato da tutta la provincia. Vediamo il nostro servizio. Antonio Albanese, presidente dell'Associazione Micologica Giuffonese. Dopo un anno ritorna la Sagra del Fungo qua a Giuffone. Sì, è un appuntamento, anzi questa è la 26esima edizione della Sagra del Fungo di Giuffone. Dopo 2 anni in cui è andata scemando, quest'anno si cerca di far riprenderla con l'aiuto particolarmente dei giovani, perché noi cominciamo a avere un senso del passato. Quest'anno in questa mostra abbiamo privilegiato il lavoro svolto in questi tanti anni di impegno, con il rapporto con le scuole, che è molto molto importante, a presto ci saranno delle discussioni didattiche e quindi anche in questa circostanza la comunità giffonese è stata allertata con le istituzioni anche di ispettorato micologico all'ARSAC alla raccolta funghi che ora fra poco anche l'esperto nostro micologo dell'AMB di Trento vi darà più chiarimenti su quanto è stato raccolto con la finalità della prevenzione della salute pubblica
e la salvaguardia della natura e della bosco. Poco fa siamo stati in chiesa l'offerta dei doni della terra, nella speranza che il creatore non si scordi di questa zona che sembra essere macchiata di quale peccato che è un po' di anni che c'è un calo della produzione. Per noi il giffone è molto importante, il fungo, perché in tanti posti si possono essere gruppi micologici, ma per il nostro territorio è molto importante, anche perché io nella mia recente qualità di sindaco abbiamo fatto tanto per il nostro territorio come campo sperimentale, abbiamo messo in giro, però oggi si trova il giffone a avere neanche un'industria. Oggi si stanno ponendo anche le basi anche da questo punto di vista. È augurabile un avvenire più roseo, più florio, la micologia abbinata anche allo sviluppo del territorio, e nel tema micologico mi permette di andare oltre perché c'è il dottor Liberti che senz'altro ora vi darà a noi chiaramente adeguati. E abbiamo il nostro esperto micologo Tessa Palermo che oggi è a Parigi perché problemi di famiglia urgentissimi, ma ha già collaborato all'assessore di questa mostra micologica. E grazie a voi, alla televisione, a Michele Cavallaro particolarmente, a tutta la sua truppa per questo tradizionale appuntamento in giffone. Grazie. Siamo col micologo Liberti. Signor Liberti, l'importanza dei funghi per il nostro ecosistema. Prima spiegavo a quei ragazzi che cos'è, inizialmente, prima di spiegare questo, voglio fare, non so, io sono venuto qui a Giffone per portare il saluto della nostra associazione madre, la MB di Trento, perché sono consigliere nazionale. E questo in virtù delle giornate nazionali di micologia che si svolgono in tutta Italia. Detto questo, per quanto riguarda l'importanza dei funghi nel bosco e anche a livello culinario e sanitario, che bisogna sempre tenere presente. Io dicevo già stamattina che ho visto tutti questi funghi esposti in una bellissima esposizione che ha allestito la dottoressa Palermo. E comunque, che cosa sono? I funghi hanno quella funzione importante per l'ecosistema naturale, cioè questa catena che ha un ingranaggio che gira sempre nello stesso modo, dove vanno? Parliamo di funghi simbionti, di funghi saprofiti e di funghi parassiti. I funghi simbionti sono quelli che hanno la maggiore importanza, il rapporto fungo-pianta, dove lo scambio di sostanze è importante, mentre per quanto riguarda i funghi saprofiti sono quelli che arrivano a degradare tutti i materiali in eccesso nei boschi, altrimenti saremmo soffocati da questi detriti se non ci fossero loro. Ed è importantissimo, anche i funghi parassiti sono importanti perché sono i famosi, una volta erano chiamati i predoni delle piante del bosco, adesso sono chiamati selettori delle piante, perché questi funghi parassiti attaccano le piante non rigogliose, ma quelle piante deboli che non hanno più la capacità di riprodurre e dare altre piante nuove. Mentre, come dicevo prima, sono tutti importanti. Ecco, l'importanza è sempre quella che deve avere la prevalenza anche sulla nostra salute, anche sul nostro modo di vivere, perché noi con i boschi, noi se non ci fossero i boschi noi non saremmo qui, perché l'ossigeno che ci danno questi polmoni che oggi sono stati depredati da tanti, oltre agli incendi, ai tagli indiscriminati, alla distruzione di questi boschi non regolamentati, purtroppo, questo è veramente grave, ma la cosa più importante è non mettere il bosco a dura prova con tutti questi materiali che inquinanti. Ed anche per oggi Piana News termina qui. Come sempre vi ricordiamo che queste altre notizie potete trovarle sul sito di cn24tv.it. Per chiunque volesse rivedere questa edizione del TG e rimanere informato su ciò che accade in tutta la Piana ed in generale nella Calabria, si può collegare sul sito www.pianatv.it.
Grazie come sempre per averci seguito e buon proseguimento di serata con i programmi di Piano TV.